Previsioni prezzo di Bon Shiba Swap per il 2023. Quale sarà il prezzo che raggiungerà Bon nel 2023? Ciao da Crypto NFT Italia, io sono Luke, ti do il benvenuto all'interno di questo nuovo video. Oggi andiamo su un argomento parallelo a Shiba, è un argomento che ci avete chiesto in tanti, perché soprattutto da quando Shiba ha lanciato il suo Layer 2, che ricordiamo si chiama Shibarium, è andato un po' sempre di più ad essere importante Bon, che è appunto questa criptovaluta che appunto è all'interno dell'ecosistema di Shiba. Prima di iniziare, cosa molto importante, ti invito come sempre a iscriverti al canale, attivare la campanella delle notifiche se non l'hai già fatto, è importante sia per sostenere la community e soprattutto se ti va facci magari sapere qui sotto nei commenti quello che è il tuo punto di vista relativamente a questo tutorial e soprattutto se conoscevi già Bon e soprattutto se hai già investito all'interno di questo ecosistema. Un'altra cosa molto importante, lo diciamo sempre, lo ribadiamo, noi non siamo dei consulenti finanziari, quindi tutto ciò che viene detto è illustrato all'interno dei nostri video è frutto di anni e anni di esperienza in questo settore. Quindi mi raccomando, ogni singolo investimento che tu andrai a fare deve essere fatto in maniera consapevole, autonoma e soprattutto molto oculata. Allora, andiamo ad addentrarci su quello che è l'argomento di oggi, ovvero Bon Shiba Swap. Bon, sostanzialmente, che cos'è? È una delle criptovalute all'interno dell'ecosistema dei creatori, insomma, di Shiba Inu, che sostanzialmente ha uno scopo ben preciso all'interno di tutto quanto riguarda un po' la community. E adesso lo vediamo subito. Innanzitutto andrei ad analizzare su CoinMarketCap quello che è il grafico, quindi quella che è un po' la capitalizzazione di mercato e soprattutto dove si trova attualmente nel ranking. Come possiamo vedere sul grafico, adesso noi facciamo scorrere brevemente a un giorno, 7 giorni, un mese e un anno. Allora, diciamo che nell'ultimo anno si può dire che è stato abbastanza stazionario il prezzo tra alti e bassi, ma più o meno è allineato a quello che è successo, a quello che era un anno fa. Il problema qual è? Nell'ultimo mese abbondante si può dire che c'è stato un calo veramente importante, ma questo riguarda un po' tutte le meme coin o comunque tutti i vari progetti che ci sono appunto dietro le meme coin. Non stanno avendo grandissimo mercato in questo periodo, sicuramente non è un periodo di rally per loro. C'è anche da dire un altro aspetto, che comunque Shiba Swap Bon ha comunque uno scopo ben preciso, che non è quello di andare sostanzialmente a creare la moneta principale all'interno dell'ecosistema di Shiba. Infatti, come possiamo vedere, ha una capitalizzazione di mercato che è di circa 184 milioni di dollari e soprattutto andiamo a vedere anche quello che, scendiamo giù in basso, quello che è il ranking attualmente, è attualmente posizionato al numero 152 su CoinMarketCap da un punto di vista della capitalizzazione di mercato. Però c'è anche da dire che appunto in questo caso la supply circolante è di 229 milioni, di cui disposizione totale hanno messo in circolazione invece 230 milioni di Bon coins. Quindi si può dire che siamo quasi alla fine, ok? Quindi quasi all'esaurimento dei coin in circolazione. Ma questo perché? Perché, allora, innanzitutto, come potete vedere, si trova qui sul 152esimo posto su CoinMarketCap, perché sostanzialmente, come possiamo leggere, il progetto Shiba Inu si fonda soprattutto e anche, quindi una grossa componente, quello dello Shiba Swap, che è non nient'altro che il suo exchange decentralizzato, dove appunto sostanzialmente attorno gira un po' tutto l'ecosistema, tutta la community. Nello specifico Bon, come possiamo leggere qui, come token nativo di Shiba Swap con funzionalità di voto, quindi la funzione di Bon è meramente dovuta al voto, quindi serve sostanzialmente per andare a prendere poi le decisioni relativamente al progetto Shiba, sia future che presenti. Quindi questo, diciamo, è il perché appunto è nato Bon. Quindi come funziona? Che in base alla quantità che si possiede, ovviamente ci sarà molto più potere di voto all'interno dell'ecosistema di Shiba. Ecco perché, per esempio, si giustifica la poca capitalizzazione di mercato, i pochi token attualmente disponibili, perché tendenzialmente quando parliamo di una criptovaluta che non ha un mercato grosso o comunque non è
un progetto a tutti gli effetti solo di voto, comunque parliamo di token in circolazione nella maggior parte dei casi di miliardi, ok? Quindi ecco spiegato un po' il motivo del perché. Prima di arrivare alla nostra previsione di prezzo, però, bisogna parlare un attimo del perché questa moneta anche ha un prezzo basso, ok? Perché appunto c'è da considerare che il calo dovuto in generale nel mondo delle meme coin è dovuto tendenzialmente al fatto che sono le community a tenere a veramente proprio in vita i progetti, ok? Nel caso di Shiba Inu, diciamo che il progetto si è evoluto nel tempo, però non è schizzato alle stelle, perché diciamo l'ultimo annuncio è stato appunto quello di Shibarium, che è appunto questo famoso layer 2 di secondo livello, che servirebbe per andare a creare altri progetti paralleli a quello di Shiba, quindi come per esempio la creazione di nuove dApp, creazione di progetti in ambito metaverso, creazione di progetti in ambito gaming, NFT, eccetera, eccetera. Quindi, nonostante l'annuncio di Shibarium, purtroppo, in generale, un po' l'ecosistema delle meme coin, in questo caso di Shiba, non ha avuto un grosso beneficio da un punto di vista, appunto, dell'innalzamento del prezzo. Ora, se noi dovessimo fare una previsione, e andiamo qui su Market Cap Off, noi abbiamo fatto per esempio una stima di capitalizzazione di mercato, quindi abbiamo paragonato se Bon raggiungesse la stessa capitalizzazione di mercato di Shiba, quindi non è che parliamo di quella di Ethereum, dovrebbe arrivare a fare un 29 per, che comunque sarebbe buono, molto buono, considerando il fatto che ad oggi, ricordiamo, andiamo a vedere quello che è il prezzo attuale, è di esattamente 0,80 centesimi di dollaro, ok? Quindi comunque sarebbe veramente un prezzo che se lo raggiungesse, insomma, sarebbe veramente un prezzo davvero considerevole. Quindi, quelle che sono le nostre previsioni di prezzo per il 2023, quindi per la fine del 2023, lo vediamo insieme. Abbiamo analizzato due siti, nello specifico, che sono abbastanza allineati a quello che è la nostra analisi, e qui come prezzo medio, per esempio su questo sito, danno a $1,11. Che ripetiamo, comunque è buono soprattutto per chi ha investito denaro e soprattutto per chi crede in questa community, quindi danno come previsione di prezzo un rialzo, ok, indicativamente del 20-30%. Andiamo a vedere un altro sito, che è appunto Price Prediction, che anche qui si attesta intorno al $1,07. Come diciamo sempre, questi siti vanno presi un po' con le pinze, perché ovviamente noi non abbiamo la sfera di cristallo, sono previsioni, sono analisi di mercato, e quindi come tutte le analisi di mercato vanno prese ovviamente con le pinze. Quindi voi dovete fare giustamente le vostre previsioni, dovete fare tutta questa serie di analisi che noi abbiamo fatto oggi e prendere le vostre decisioni in maniera consapevole e soprattutto razionale, ok? Perché non bisogna mai buttare, soprattutto quando si parla di soldi in investimenti. Signori, fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate relativamente al progetto Shiba Inu e in questo caso a Bon. Per questo video è tutto, ciao e a presto da Luke.